Interventi chirurgici anche nel weekend per ridurre le liste d'attesa. È la rivoluzione annunciata ieri pomeriggio dal commissario dell'ASL Salerno Bortoletti. Un progetto pilota che prevede le sale operatorie attive anche il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. Per ora tuttavia solo all'ospedale di Sarno, successivamente all'estensione agli altri presidi ospedalieri provinciali. L'iniziativa sarà sospesa ad agosto e riprenderà a pieno regime il 1° settembre. Periodo estivo incipiente che ha indotto il commissario Bortoletti anche ad intervenire sui servizi di emergenza urgenza da giugno a settembre, quando si scontrano due elementi: l'aumento dell'utenza in virtù del gran numero di turisti che approda nei luoghi di vacanza salernitani e le concomitanti riduzioni del personale determinate dalle agognate ferie. I provvedimenti che dovrebbero diventare operativi entro l'inizio del prossimo mese di giugno prevedono per gli ospedali di Eboli e di Battipaglia l'integrazione di alcune funzioni, cominciando dai servizi di anatomia patologica e batteriologia. Per l'ospedale di Rocca d'Aspite, invece, la sospensione dell'attività di laboratorio nel periodo estivo affidata al nosocomio di Agropoli, così da recuperare personale da destinare al servizio di emergenza. Per l'ospedale di Vallo della Lucania, invece, sarà aumentata l'offerta di posti letto per il solo periodo estivo, così da coprire l'incremento di presenze dovuto al flusso turistico che interessa il comprensorio. Ma altre misure sono ancora in fase di elaborazione e tra queste la possibilità di affiancare i SAUT ai pronto soccorso, così da risparmiare risorse ed assicurare un'assistenza più coesa.